Un saluto a tutti gli amici di Radio No Frontiere da parte di Bruno Marchionibus di Contropiede Azzurro, qui per commentare insieme a voi la purtroppo sconfitta subita dal Napoli ieri sera nei quarti di finale di Coppa Italia per mano dell'Atalanta di Gasperini. La partita si presentava subito ieri sera già alla lettura delle formazioni ostica per i partenopei. Un po' a prescindere perché l'Atalanta dell'allenatore ex Genoa ha dimostrato nel corso delle ultime stagioni di essere una delle formazioni che più è in grado di far soffrire la banda di Sarri. L'anno scorso, quando tra andata e ritorno gli orobici tolsero ben 5 punti agli azzurri, impedendogli di fatto di raggiungere la seconda posizione a fine campionato, ed essendo l'ultima squadra prima del 1° dicembre di quest'anno, quando al San Paolo la Juve si è imposta, ad aver battuto appunto il Napoli in casa. E anche all'inizio di questa stagione, quando alla seconda giornata il Napoli aveva vinto 3-1 tra le mura amiche del San Paolo contro la Dea, ma soffrendo sicuramente più di quello che il risultato poteva lasciare intendere, con l'Atalanta che era andata in vantaggio nel corso del tempo, e solo nella ripresa i padroni di casa avevano sistemato le cose con un Eurogol di Zielinski e poi con le reti di Mertens e Rob. Ieri dicevamo, il Napoli, per mano del suo allenatore, ha deciso di operare un ampio turnover con Sepe preferito nuovamente in Coppa, come è già successo negli ottavi di finale a Reina, con Kirikes al centro della difesa, insieme a Koulibaly per far richiedere Albiol, Diawara e Rogge a centrocampo, Zielinski schierato nuovamente come esterno d'attacco, quindi con Insigne, in panchina e a riposo, e Adam Onas sull'altra fascia dell'attacco azzurro, e José Callejón schierato centravanti, quindi anche Mertens tenuto a riposo. Sicuramente il Napoli ha dimostrato con la sconfitta di ieri, ma al di là del risultato, che sappiamo può essere anche frutto di episodi, proprio a livello di prestazione, che poi ha certificato una sconfitta onestamente meritata dagli azzurri, che non è squadra in grado di poter mantenere la propria struttura di gioco e le proprie possibilità di vittoria inalterate operando cambi che coinvolgano appunto praticamente la metà degli 11 titolari. Questa è prerogativa in Italia probabilmente solamente della Juventus, proprio per lo spessore della rosa e per l'eguaglianza tra titolari e riserve che hanno i bianconeri. Il Napoli non ha questo, non è ancora a questo livello. E quindi ieri ha sofferto contro un'Atalanta che invece si è presentata fuori grotta con buona parte di titolari, alcuni dei quali erano stati addirittura tenuti a riposo nella sfida di campionato di sabato scorso contro il Cagliari, non a caso persa dai nerazzurri in casa per 2-1, e un'Atalanta che appunto faceva capire anche dalle parole del proprio tecnico in conferenza stampa prepartita quanto tenesse a questa partita, quanto tenesse la possibilità di arrivare in semifinale di Coppa Italia, cosa che alla società lombarda non capitava dal 1995-96. E l'Atalanta ha messo in difficoltà il Napoli nel corso del primo tempo, a dire la verità, un primo tempo non indimenticabile, sono stati gli azzurri ad andare in qualche circostanza al tiro, e pur rendendosi pericolosi, in realtà, al di là di un bel gesto atletico, una bella sforbiciata di un as, terminata però ampiamente fuori, principalmente con un'azione iniziata da un ottimo lancio di Onas a tagliare la difesa avversaria e conclusa da Zielinski, però che a 1 metro dalla porta ha mandato il pallone tra le braccia di Berisha. Nella ripresa poi l'Atalanta è partita sicuramente meglio, Napoli distratto si è fatto colpire dopo appena 4 minuti dall'inizio della seconda frazione e dagli avversari, un cross dalla sinistra attraversato l'area azzurra, complice una scivolata di Mario Rui, che appunto è scivolato sul terreno di gioco, lasciando spazio a Cornelius, che ha tirato e la cui ribattuta è andata a finire sui piedi di Castagni e poi depositato in rete, 1-0 per gli atalantini. La cosa probabilmente più negativa della partita azzurra è stata la mancata reazione seguita al gol di Castagni, nonostante l'ingresso di Mertens e Insigne a quel punto per Callejón e per Hamsik, con Zielinski portato mezzala, che poi tornerà invece però sulla auto opposto nel tridente offensivo quando 10 minuti dopo entrerà Allan per Onas.
Il Napoli non è riuscito ad avere palle gol per pareggiare, ed anzi a 10 minuti dalla fine è stato il Papu Gomez, sicuramente l'uomo più pericoloso dei suoi, che ha portato i suoi sul 2-0, festeggiando il fatto di essere stato appunto inserito in settimana nella top 11 della Serie A dell'anno solare. Troppo tardiva la reazione del Napoli, concretizzatasi con un gol di Mertens, che quindi torna al gol dopo più di un mese dall'ultima marcatura segnata in Champions contro lo Shakhtar, dopo addirittura più di 2 mesi dall'ultimo gol in campionato contro il Sassuolo, 29 ottobre, ma purtroppo gol che non porta a nulla al Napoli, se non diciamo, la bellezza dell'azione, orchestrata dal solito lancio col goniometro di Insigne dalla sinistra. Napoli dunque eliminato dalla Coppa, Napoli che dimostra di avere problemi quando il turnover coinvolge più di due, massimo tre elementi, e Napoli che sicuramente insomma, dimostra che per puntare fino in fondo al campionato ha bisogno di gli servirà insomma, la massima concentrazione fino alla fine su ogni partita, perché è una squadra che purtroppo se cala di tensione rischia, e con una Juventus alle spalle che tiene un ritmo come quello che stanno avendo i bianconeri, praticamente lo stesso degli azzurri, questo è un qualcosa che i ragazzi di Sarri non si possono permettere. Un saluto nuovamente a tutti gli amici di Radio No Frontiere da parte di Bruno Marchionne in busto di Contropiede Azzurro, che vi dà appuntamento alla prossima partita dei Partenopei.